Benvenuti, benvenuti a tutti a questo nuovo appuntamento di Tavolo Giovani, il programma della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi dedicato alle start-up e al mondo dell'innovazione. Con la promozione di eventi fisici, networking per far conoscere le start-up del territorio, ma non solo, al mondo degli investitori e all'ecosistema del digitale in generale. Prima di incominciare questo evento da Palazzo Giure Consulti, io mi presento, sono Michele Chicco, scrivo di su Wired di innovazione e tecnologia. A darci il benvenuto sarà un video di Alvise Biffi, membro della giunta della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, che è un messaggio di benvenuto in questo nuovo in questo palazzo storico di Milano, Palazzo Giure Consulti. Mancava l'audio. Benvenuti a Palazzo Giure Consulti, da 400 anni il centro della vita sociale, economica e culturale della città, sede della prima borsa valori di Milano. Oggi luogo di incontro e di dialogo rinnovato dalla Camera di Commercio di Milano per rendere la città sempre più attrattiva, innovativa e internazionale. Tavolo Giovani è il progetto della Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi, dove le protagoniste sono le start-up. Qui riunite a Palazzo Giure Consulti, luogo del networking, per presentare al mercato le loro giovani idee innovative e per confrontarsi con gli esperti di settore a loro disposizione come mentor. Per scoprire tutte le opportunità dedicate alle start-up, vieni a visitare il sito del Tavolo Giovani. Il PID, punto impresa digitale di Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi, ha l'obiettivo di diffondere la cultura del digitale tra le imprese del territorio. Come? Accompagnandole con servizi di orientamento all'innovazione insieme a un team di esperti, con momenti di formazione, con eventi di confronto come Cantiere Futuro, organizzati qui a Palazzo Giure Consulti, dove inizia il futuro. Grazie. Allora, oggi parleremo delle start-up che si muovono nel settore della cultura. Digitale e cultura sembrano due temi assolutamente distanti, e invece non lo sono, non lo sono poi così tanto. Basti pensare a quest'anno, il 2021, l'anno scorso è stato l'anno in cui gli NFT, non fungible token, hanno raggiunto il loro massimo valore e la strada è ancora tutta da percorrere. Ma basti pensare anche alla realtà virtuale, al metaverso, che aprono delle opportunità straordinarie per chi si occupa della bellezza e dell'estetica in senso lato. Nel territorio della Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza e Lodi, le imprese del settore creativo sono 9.221, che sono il 12,7% del totale nazionale delle imprese creative. Ma se guardiamo le start-up innovative che in questo territorio si occupano di cultura e bellezza in senso lato, sono ben il 25% del totale nazionale. Quindi un quarto delle imprese innovative dedicate alla cultura italiane sono qua. E quindi questo è un dato che pone la Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza e Lodi assolutamente all'avanguardia su questo terreno. Camera di Commercio che supporta le giovani imprese nel loro percorso di crescita quotidiano con attività a supporto appunto del settore culturale, ma non solo, e con le week cittadine alla quale la Camera di Commercio partecipa e che aprono, diciamo, le porte anche a tutte le start-up innovative. Oggi abbiamo una prima parte del pomeriggio assolutamente ricca, ci sono 10 start-up che presenteranno in rigorosi 4 minuti le loro idee, poi ci sarà la possibilità per la platea di qualche domanda, ma prima di incominciare partiamo con una case history di Applausi Milano con la founder Chiara Mignemi, che è ideatrice di questa piattaforma che è assolutamente innovativa, cioè loro hanno deciso di aprire, di portare online, diciamo così, il cartellone di tutti i teatri milanesi per permettere a tutta la cittadinanza di conoscere quello che avviene sui palchi della città. Quindi io invito Chiara qui a fianco a me e ci presenterà la sua splendida idea, Buonasera. ma prima di ascoltare Chiara ci vediamo un video.
La prima piattaforma digitale completamente dedicata al teatro milanese. Grazie ad Applausi puoi visualizzare la programmazione completa di tutti gli spettacoli in scena a Milano e orientarti nella scelta consultando i giudizi degli altri spettatori. Se uno spettacolo ti incuriosisce, apri Applausi e troverai la sua e tante altre informazioni. Ora non ti resta che prenotare il posto e per i tuoi amici. Se lo spettacolo è in promozione, troverai un codice sconto per ottenere riduzioni sul costo dei biglietti. Era lo spettacolo. Faccelo sapere, il tuo giudizio è importante. E se vuoi, scrivi anche una breve recensione. Se hai particolarmente apprezzato un artista, attiva un promemoria per non perderlo nei suoi prossimi lavori. Noi ti avviseremo ogni volta che tornerai in scena. Non solo, attivando il promemoria, aiuterai i tuoi artisti preferiti a scalare la nostra classifica e ottenere così. Questo e molto altro con Applauso per chi va. Beh, bella idea. Dal 2021 siete online, no? Adesso vi racconto. Innanzitutto grazie a Ilaria Marotta e Doris Giliberti per l'invito, per lo spazio dedicato ad Applausi. Io sono Chiara Mignemi, direttrice responsabile della piattaforma, come c'è Maria Stanzani, che è la responsabile della comunicazione, la nostra stagista Laura Scateni, laureanda in service design. Applausi è una piattaforma che è online dallo scorso 13 marzo, quindi non ancora 3 mesi, ma è un progetto anche a cui lavoriamo da diversi anni. Lo scopo di questo progetto è rendere facile e divertente andare a teatro per invogliare chi già ci va ad andarci più spesso nel tentativo di ampliare il pubblico milanese. A questo scopo abbiamo dedicato gli ultimi anni a ricerche nell'ambito specifico dell'audience development, abbiamo erogato questionari alla cittadinanza milanese e le funzionalità che avete visto presentate nel video partono dai risultati di questi questionari, a partire dal fatto che risulta necessaria un'informazione più esaustiva e di facile consultazione per quanto riguarda la programmazione teatrale milanese. Dato importante a questo proposito, spesso i milanesi stessi rimangono colpiti dal fatto che a Milano ci siano più di 60 teatri. Quindi non sono a conoscenza di questa della vastità e della ricchezza della nostra proposta centrale. Per questo, in primo luogo, noi offriamo una programmazione completa cui l'utente può accedere sinotticamente e poi può consultare i contenuti più nello specifico relativi a ogni singola proposta. Altro dato che è emerso nei nostri questionari è il fatto che il passaparola rimane il motore più potente per invogliare le persone ad andare a teatro. Abbiamo voluto dunque ricreare un passaparola virtuale tramite Applausi, invitando gli spettatori a esprimere giudizi e commenti sugli spettacoli che vedono. Un passaparola che noi amplifichiamo tramite una community che speriamo diventi sempre più grande. Questo nostro metodo di accogliere le suggestioni, suggerimenti, riscontri di chi opera nel settore e degli utenti è un metodo che utilizziamo e contiamo di utilizzare da qui in avanti. In concomitanza con il lancio della piattaforma è partita la nostra fase di test, una fase di test a cui hanno partecipato in primis 5 teatri che sono MTM, Franco Parenti, Filodrammatici, Pimof e Cooperativa. Si sono aggiunti in corso d'opera altri teatri, quindi una nostra prima fase di test che mirava al coinvolgimento di teatri si può dire quasi conclusa, perché adesso siamo in dialogo più o meno con tutti i teatri e ci stiamo concentrando adesso su una seconda fase che mira all'ampliamento dell'utenza vera e propria. Per quanto riguarda questo punto, siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti fino ad adesso, che sono anche superiori a quanto avessimo noi stessi ipotizzato in fase di proposta progettuale. 1200 persone adesso hanno già scaricato l'app e in vista di poter ottimizzare e ampliare la piattaforma anche in futuro, adesso siamo alla ricerca di sostenitori pubblici e privati, persone che vogliano aiutarci nella comunicazione del progetto, perché va da sé che più siamo, più la piattaforma funziona. Lo concluderei qui invitandovi a scaricare e provare la nostra app e ovviamente saremo felici a cogliere così suggestioni, suggerimenti. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.
chiara. Io so il programma Mobility era gestito da Poliato, no? No, ok. Per averci raccontato Applausi Milano ora, con il pitch delle startup, e viene qui Luca Bertolani di Aesthetes, c'è sempre quel trio, una piattaforma che ho citato prima, il non fungible token, non sapendolo, utilizza proprio gli NFT, la blockchain, per veicolare l'arte. Esatto, buongiorno a tutti, sono Luca Bertolani, il cofondatore di Aesthetes. L'obiettivo di Aesthetes è quello di diffondere arte e blockchain, di creare i primi digital NFT, ovvero NFT basati su opere d'arte fisiche. Il mondo dell'arte, sebbene sia estremamente affascinante, ancora oggi è caratterizzato da elevate barriere all'entrata, sia per quanto riguarda i collezionisti, sia per quanto riguarda gli stessi artisti. Aesthetes si pone pertanto l'obiettivo di ridurre queste barriere all'entrata, realizzando un marketplace di digital NFT, in particolar modo attraverso la proprietà frazionata. Tendiamo ad abbattere e a ridurre considerevolmente la barriera legata al costo della singola opera. Attraverso la blockchain tendiamo a garantire la massima trasparenza possibile, e attraverso un marketplace online tendiamo a targetizzare nazionale, ma in tutto garantendo per quanto riguarda ovviamente gli artisti e in esso gli stati. Inoltre, grazie a tre vantaggi competitivi che ora vi vado a descrivere, non tendiamo a competere con le correnti case d'asta, né tantomeno con i marketplace di opere puramente digitali, ma andiamo a crearci una nuova fascia di mercato. In particolar modo, i nostri tre vantaggi competitivi sono la creazione appunto di digital NFT, come dicevo prima, lo sviluppo del progetto su Mixer e Ledger, e infine un importante brand traction. Sostanzialmente Aesthetes si pone come un vero e proprio curatore d'arte. Acquistiamo un'opera d'arte. Per ogni opera d'arte, ovviamente, scelta in collaborazione con primarie gallerie nazionali e internazionali, dobbiamo realizzare X NFT, supponiamo 100 NFT. L'acquirente dell'NFT sarà contemporaneamente proprietario di un'opera digitale realizzata con il consenso dell'artista o della fondazione, qualora appunto il copyright non è scaduto, e un X per cento, quindi 600, l'1% di comproprietà dell'opera fisica. Va da sé che le opere fisiche non le teniamo in salotto, le facciamo gestire con primari partner logistici, in particolar modo ci avvaliamo di Apice Milano. Per la realizzazione delle opere digitali stiamo inoltre sviluppando con un primario partner internazionale un algoritmo di intelligenza artificiale. L'acquirente avrà infine la possibilità di non soltanto di acquistare l'NFT, ma anche di rivenderlo, quindi c'è un mercato primario e un mercato secondario. La blockchain consente infine all'utente di ritirare anche il token e custodirlo sul proprio cellulare o su qualsiasi dispositivo adesso preposto. XRPL ci consente che, a differenza di altre blockchain, oltre ovviamente ad essere estremamente tecnologico, ci consente di essere estremamente ecosostenibile. Diamo sempre uno sguardo alle future generazioni. Inoltre ci consente di trarre vantaggio di immagine, di sviluppo, di supporto tecnologico e anche in ambito di supporto finanziario da parte di Ripple, unicorno californiano, main player su tale blockchain. In particolar modo recentemente abbiamo vinto un grant a livello internazionale di $150,000, soldi a fondo perduto. Infine abbiamo un importante brand traction, abbiamo un profilo Twitter con più di 56,000 followers, siamo stati presenti sul Financial Times, Milano Finanze e altre importanti testate. L'attuale nostra collezione, abbiamo una statua di Pablo Acciugarri, un acquarello di Signac, un acquarello di Bert Morisotti e due opere di artisti italiani, Enzo Fiore e Mario Arlati. L'ecosistema di Aesthetes si compone ovviamente di un marketplace primario e digital, un marketplace in corso di realizzazione secondario, però per puramente digitale, e di alcuni tool rilasciati alla comunità a livello gratuito. Il business model si basa ovviamente su un mercato primario e un mercato secondario. Questa è la nostra roadmap, che ci vede nascere a luglio dell'anno scorso, rilasciare due marketplace già quest'anno, e prevede inoltre la collaborazione con musei e istituzioni già verso la fine dell'anno corrente. Il nostro team ormai già eterogeneo, lavoriamo già con principali partner nazionali e internazionali. Grazie. Sì, anche perché poi ti costringe. Complimenti, ti hanno già fatti grazie mille. Un'idea fantastica.
Allora, adesso abbiamo 2 minuti per le domande della platea, sia qui in platea, appunto, sia per la platea che ci segue da casa. Se vogliono fare delle domande le possono fare, io poi le leggerò sul mio cellulare. Quindi, quando, se dovessi prendere il cellulare, non sto chattando con nessuno, sto leggendo le domande per le startup. C'è qualcuno in platea che vuole fare una domanda? Sì, lì, ok, ottimo. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, grazie per la presentazione, sono Francesco Brescia, volevo qualche insight in più sul business model, immagino abbiate delle transaction fee sulle transazioni, ma volevo un attimo un approfondimento. Sì, assolutamente. Noi sostanzialmente come asset ci poniamo sia come produttori di NFT, in questo particolare Figita NFT, sia come infrastruttura, realizzando avendo appunto un marketplace. Quindi il nostro business model si prevede sul mercato primario un markup dal costo ovviamente dell'opera fisica all'acquirente, al fine di coprire ovviamente i costi anche di gestione, assicurazione, tutti quelli connessi alla logistica. Va da sé che essendo poi come marketplace quindi ogni transazione sul mercato sul nostro marketplace andiamo ad applicare una commissione del 5% o 50%. Io sì. Ho una curiosità sul nome, sì, perché la traduzione di esteta plurale in inglese. Siccome l'arte ovviamente, soprattutto nella concezione più classica, è bellezza, soprattutto bellezza, l'estete è colui che ama il bello. In tal senso ovviamente vogliamo proporre a tutto il mondo ovviamente il bello che nasce dall'arte fisica. Con un token digitale. Affermativo. Grazie mille. Grazie mille a voi. Luca. Allora adesso ci colleghiamo da remoto con Art Cerca, Marco Cappellini. Eccomi, non so se mi sentite, perché io ce n'ho una stranezza, però vi segnalo solo che sentiamo un audio esterno in cuffia, quindi forse c'è qualcuno che mi microfoni aperti o lo recuperiamo dopo. Bene. Ciao Marco. Ciao, allora io parto con la presentazione. Purtroppo ora... non sono con voi perché... La vedete adesso? Adesso ti vediamo e ti sentiamo. Perfetto. A te il palco. Grazie. Con Artcentrica portiamo l'arte verso scuole e università. E questo lo facciamo perché c'è un problema sia a scuola anche nei musei di poco coinvolgimento dei giovani con l'arte, e l'arte è fondamentale per costruire l'identità di ognuno di noi. Adesso con Artcentrica noi portiamo un nuovo modo di avere un'esperienza con l'arte a scuola, e vi faccio vedere rapidissimamente alcune delle funzioni attraverso questo video. Abbiamo già partnership con importanti musei, Uffizi, Brera, Museo Egizio e molti altri. Si entra nella piattaforma, attraverso pochi tocchi si riesce a raggiungere un dettaglio di un'immagine a 10 gigapixel, oppure andare a misurare virtualmente quanto è una certa dimensione sull'originale. Per ogni opera abbiamo le informazioni dell'opera, abbiamo la possibilità di ricercare visualmente, quindi cerco un gioiello e istantaneamente recupero tutte le altre opere che hanno gioielli nella collezione di Artcentrica, oppure comparo 2 opere del bronzino, una a sinistra degli Uffizi e una conservata al Metropolitan Museum di New York. Poi c'è la possibilità di fare lezioni, e le lezioni sono componibili con le opere che sono all'interno di Artcentrica o con opere esterne, e si possono anche fare annotazioni sull'opera. Questa è in estrema sintesi la piattaforma che oggi è attiva. Abbiamo un'offerta anche basata sulla piattaforma che forniamo a player internazionali come National Geographic, ma il nostro obiettivo è quello di portare il servizio verso le scuole e le università in modalità cloud. Con un mercato, un total addressable market di $1 billion, vogliamo raggiungere le scuole attraverso una rete di ambassador, ne abbiamo già 10, attività di online marketing
e direct sales fatta internamente e con dei rivenditori. Il nostro modello di business prevede un canone annuale che la scuola paga e una percentuale di questo canone va al museo che è in partnership con noi. Ad esempio, per un contratto di 3 anni abbiamo 800 euro di canone per una classe, 800 euro di euro all'anno. Questo è il team, io ho più di 20 anni di esperienza in arte e tecnologia, poi un team interdisciplinare da sales a social media, a director, educational designer. La nostra roadmap, oggi sono a Future ID, domani c'è il Demo Day, stiamo facendo un percorso di accelerazione con Accelerate Italy per il mercato statunitense, vogliamo raggiungere il mercato italiano entro la fine dell'anno, potenziare il prodotto e abbiamo 2 target di finanziamento, uno entro la fine dell'anno e uno più avanti per raggiungere il mercato latinoamericano e statunitense. Questa è la crescita che prevediamo in 4 anni con EBITDA di 6 milioni di euro al quarto anno. Il finanziamento che stiamo cercando è di 1 milione di euro entro la fine dell'anno per 500.000 in marketing e sales, 150.000 euro per potenziare la piattaforma con intelligenza artificiale, raggiungere 25.000 opere all'interno della piattaforma e realizzare una versione con gamification per K-12. Oggi abbiamo già approvato un finanziamento da parte della Fondazione Social Venture di 200.000 euro. Quindi il nostro obiettivo è una nuova esperienza con l'arte ovunque. Qui ci sono anche i miei contatti per chi mi vuole contattare. Vi ringrazio. Diciamo una rivoluzione per gli studenti delle scuole medie e dei licei, immagino. C'è qualcuno che ha una domanda in platea? Per Artcentrica o da remoto? Allora te la faccio io, non ho capito bene come avviene il censimento, diciamo così, delle opere che voi avete, delle 25.000 opere che avete. Sì, allora noi in sostanza integriamo degli asset che abbiamo creato anche nel corso degli anni con la società madre che si chiama Centrica, ad esempio abbiamo digitalizzato tutte le opere degli Uffizi, e poi andiamo in partnership con i musei che ci rendono disponibili le loro immagini e le loro descrizioni delle opere. All'interno della piattaforma categorizziamo le opere anche con i concetti che sono inseriti all'interno, e questo permette quella navigazione, ad esempio da un gioiello, recuperare tutte le altre opere con i gioielli, e questa è un'operazione che facciamo internamente e che vogliamo potenziare con l'intelligenza artificiale. Ok, ti leggo una domanda che mi è arrivata da remoto. Sabina Boifava chiede qualche indicazione sul modello di revenue. Il modello di revenue è quello che ho presentato in una slide. In sostanza noi abbiamo dei ricavi che vengono dalla scuola, dall'università annuali e sono dimensionati, nell'esempio che facevo, per un contratto triennale 800 euro all'anno per una classe. E parte di quei ricavi vanno ai musei che sono in partnership con noi. Quindi è anche un modo per remunerare i musei dai dati digitali, cosa che per ora i musei non hanno mai fatto. Un'altra domanda ti leggo, Emiliano Verga, che ti fa i complimenti, dice molto interessante l'idea. Grazie. Avete pensato a un'integrazione con il mondo del turismo? Sì, ci abbiamo pensato, ovviamente non si può fare tutto assieme, però c'è una funzione che è specifica per il settore turismo, che è quella delle sessioni live, ovvero all'interno della piattaforma è integrata la possibilità di fare una sessione live verso utenti remoti. Ad esempio io sono in Piazza Signoria a Firenze, vi racconto delle statue che sono sotto la loggia dei Lanzi, e questo lo faccio con la piattaforma Arcentrica che mi riprende, dove all'interno della piattaforma Arcentrica ho le immagini delle statue che sono nella loggia, e in questo modo faccio una sessione dedicata al turismo culturale molto più potente di quanto si può fare con una video call. C'è un secondo per un'altra domanda di Giacomo Frigo, sempre da remoto. Chi sono i competitor e come hai calcolato il mercato di riferimento?
Allora, i competitor ci sono e sono ad esempio Oxford Online piuttosto che Artstore, che hanno dei servizi però molto molto antiquati rispetto a quello che noi offriamo, oppure ci sono dei player come ad esempio Google, che attraverso Google Arts and Culture fornisce un primo servizio di approccio, di accesso all'arte, però con l'assenza di tutte le funzioni pedagogiche che noi abbiamo e con una minore qualità dei dati e delle immagini. Ti ringrazio molto Marco. Grazie a voi. E buon lavoro. Grazie. Noi andiamo avanti. Adesso chiamo qui Andrea Monaco di Arti. Anche con lui ho parlato prima. È divertente. Microfono sotto al mento, se no nessuno sente. Nessuno sente, buongiorno a tutti. Allora, partiamo da questi messaggi. Questi messaggi, se guardate, fondamentalmente dimostrano che noi associamo il patrimonio culturale al sinonimo di bellezza, ma non è sufficiente. Noi dobbiamo considerare che il patrimonio culturale è crescita economica, sociale e culturale. Come lo vogliamo fare? Perché il nostro patrimonio culturale ha un valore pari a 986 miliardi, cioè siamo miliardari che oggi non stiamo sfruttando assolutamente il nostro patrimonio, anzi, se guardate, il 55% dei beni di patrimonio culturale in Italia è stato di abbandono. Questo è il nostro contributo. Noi creiamo una gestione integrata del bene comune a beneficio di chi lo sostiene. Come? Abbiamo creato una piattaforma che sfrutta la tecnologia per sostenere progetti di restauro dei beni di patrimonio culturale bisognosi. Come lo facciamo? Sfruttiamo l'opportunità della digitalizzazione, adesso vi spiego come. Creiamo una forma immersiva e interazione digitale con la copia digitale del bene, sfruttando certe tecnologie. Creiamo una trasparenza e una riconciliazione tra il capitolato tecnico di restauro, in modo che il donatore sa esattamente qual è il bisogno del bene. Permettiamo al donatore di decidere esattamente dove porre i propri soldi, in quale porzione del bene digitale mettere la propria donazione. E creiamo una collaborazione con le imprese del Made in Italy, le nostre eccellenze, che chiediamo a loro non tanto di fare una sorta di sponsorizzazione, ma di incentivare la donazione della collettività. Questo diventa essere fondamentale per l'azienda, perché andiamo anche a sostenere il business model di un'azienda fortemente responsabile verso la esternalizzazione dei costi, verso il nostro patrimonio. Ci vogliamo anche addentrare questo tema, il mondo del metaverso, però un mondo molto particolare, complicato e richiede forte responsabilità. Comunque il nostro obiettivo di impatto è dimostrare che maggiori sono le donazioni e maggiore è la creazione di profitto generato per i singoli attori che fanno parte della nostra piattaforma. Non vi sto a spiegare comunque le logiche del metaverso, passo oltre perché probabilmente ho poco tempo. Però comunque vi spiego il nostro mercato. Il nostro mercato non ha limiti geografici, cioè quindi ci direzziamo a una popolazione nel mondo, specialmente i turisti. Siamo pieni di turisti che sicuramente hanno un senso di responsabilità verso il nostro territorio e potrebbero facilmente contribuire con una donazione se sanno che in cambio ricevono qualcosa. E sosteniamo gli enti pubblici, ma anche le fondazioni e i musei, e collaboriamo con i portatori di interesse. Quindi anche identità culturale, immaginate tutti quelli che in Italia sono portatori di identità culturali. Questo è il nostro modello di revenue, quindi ci garantiamo una commissione sui fondi raccolti e una commissione sullo scambio dei non fungible token. Questa è la nostra proiezione di ricavi, crediamo di crescere con dei margini abbastanza importanti e incidere su dei costi che sono esclusivamente quelli del personale della ricerca e sviluppo. Qui ho disegnato un po' dove ci vogliamo inserire, cioè noi ci vogliamo distinguere, perché noi andiamo semplicemente a creare un nuovo modello di economia che parte sulla possibilità di valorizzare il bene del patrimonio culturale bisognoso di restauro. Questa è la nostra roadmap, attualmente stiamo cercando 150K per portare il nostro lancio del nostro primo progetto pilota, che sono le Arche Scaligere, che è un fantastico monumento, un prezioso monumento della città di Verona. E
Questo è il nostro team, sono io come fondatore, ho disegnato questo progetto dopo 15 anni nel mondo della finanza e questi altri sono i miei colleghi e il nostro obiettivo è creare un ambiente di ricerca e sviluppo in forte sintonia con il mondo dell'accademia. Questa è fondamentalmente per noi una responsabilità di qualsiasi startup. Grazie mille. Grazie. Allora, prima delle domande, con tutto il cuore ti auguro di chiudere un round da 150.000 K presto. Perché sarebbe... No, no, aspetta qua che sicuramente c'è qualcuno che ha delle domande per te, sempre qui o nella platea. Aspetta un attimo. Scusa. No, volevo chiederti, allora, il donatore investe appunto nella riqualificazione del bene, che cosa ottiene in cambio, non ho capito? Un incentivo dalle aziende del nostro territorio. Noi andiamo a selezionare esclusivamente aziende che si distinguono per il Made in Italy, per le tradizioni, per tutto ciò che è legato al Made in Italy. Quindi noi andiamo a creare una sorta di modello circolare per sostenere il patrimonio culturale. Tu fai una donazione, okay. Decidi di donare e porre 100 euro okay. In quella porzione del digital twin. Quando tu inserisci il nostro smart contract va a calcolare su tutti gli incentivi che abbiamo raccolto quello che tu puoi ricevere e il calcolo di ricevimento dell'incentivo è calcolato sulla base del fatto che devi considerare che hai una riduzione fiscale, tu puoi beneficiare del 65% e quindi il nostro algoritmo va a calcolare il rimanente e darti un incentivo. Potrebbe essere un ingresso gratuito al museo o qualsiasi cosa che comunque sia fortemente legata con le nostre aziende. Noi non collaboriamo con Google, non guardiamo neanche quel mondo, Facebook, non ci interessa proprio. Un'altra cosa, le skills del team? Cioè, sì, siete tutti? Allora, io vengo dal mondo della finanza, per me è fondamentale creare un nuovo paradigma di finanza sociale sostenibile e in particolare il nostro patrimonio è pazzesco, potrebbe essere un paese che sta in piedi solo grazie al nostro patrimonio. Mario Covarrubias è il laboratorio di prototipazione della realtà aumentata e virtuale del Politecnico di Milano, siamo stati vincitori allo Switch to Product del Politecnico e di quest'anno e poi c'è Alberto e Sara che sono professori all'Università di Verona nel Dipartimento di Informatica. E poi ci sono altri due stagisti e un ricercatore che... Crescerete. Speriamo. Grazie mille Andrea. C'erano delle altre domande dalla platea, però erano simili a quelle di Bozzo, quindi va bene così. E adesso viene qui, Looking for Art, Matteo Occhipinti e Camilla Rivieri. Ciao, piacere. Mi raccomando, siete in due, sempre 4 minuti. Allora, noi siamo Looking for Art, siamo un'azienda nata nel 2019 come startup innovativa, ci occupiamo di diffondere e commercializzare arte emergente, quindi siamo dedicati ad Under 35 e siamo un team di Under 35. Diffondiamo e commercializziamo l'arte con l'e-commerce, la nostra galleria d'arte, servizi dedicati alle aziende, bandi, fiere e esposizioni ed eventi sul territorio. Ci basiamo su alcuni dei nostri valori fondamentali, social responsibility, capitalismo etico, made in Italy, quindi tutti i nostri artisti operano in Italia, e sostenibilità. Perché appunto Looking for Art? Perché appunto il made in Italy è fondamentale per stimolare le generazioni future, crediamo nella coesione sociale e comunque vogliamo restituire il piacere dell'acquisto di un'opera d'arte, di artisti emergenti che sia accessibile e innovativo. Quello che facciamo si divide tra servizi alle aziende e servizi agli artisti. Alle aziende offriamo collaborazione a progetto, opere su commissione, affitto di opere d'arte, diritti d'immagine, consulenza e allestimento di eventi o interni e anche eventualmente regali aziendali. Poi Matteo vi spiegherà brevemente tutti i vari servizi. Agli artisti invece valorizzazione delle opere d'arte, e-commerce, consulenza e marketing e tutta la parte appunto di eventi, servizi B2B, fiere e progetti. Siamo in tre, io personalmente mi occupo della direzione artistica del progetto e della gestione degli artisti, Matteo invece della gestione dell'azienda e della parte proprio dei progetti e dei servizi B2B, Francesca che non è qua con noi invece per il settore delle vendite.
Adesso facciamo una carrellata velocissima, giusto per stimolare un po' la curiosità dei progetti che abbiamo realizzato. Appunto, la sezione progetti è nata appena 12 mesi fa, più o meno a gennaio del 2021. In questi 12 mesi abbiamo già collaborato con Bulgari. L'azienda del Lusso è venuta da noi, ci ha chiesto delle opere d'arte realizzate apposta per il marchio. Quindi 7 dei nostri artisti sono andati per una settimana proprio in sede da Bulgari a dipingere live. Siamo entrati in contatto anche con Telepass, che ha aperto i nuovi uffici, le nuove sedi di Roma e Firenze. In questo caso ci hanno contattato perché la loro idea di ufficio è un'idea di ufficio 3.0, potremmo dire, quindi di renderlo più vivibile. Ci hanno chiesto delle opere realizzate su commissione appunto per i lavori del brand. Abbiamo collaborato con Palomar per le scenografie di Studio Battaglia, una miniserie andata in prima serata su Rai 1. In questo caso abbiamo dato i diritti d'immagine delle opere, che poi sono state stampate su vari subformati e supporti, e sono andate appunto nelle scenografie. Questa è un po' la curatela degli eventi. Facciamo tantissimi eventi sul territorio. Questo è l'ultimo che abbiamo realizzato proprio una settimana fa con Lualdi in occasione di BAM Open Air Design in Gaudenti, proprio BAM Biblioteca degli Alberi. C'era questo evento di design. Lualdi ci ha chiesto la progettazione di azione di un concept per il loro padiglione, diciamo, e quindi noi siamo arrivati, abbiamo seguito tutto il progetto dall'idea creativa alla realizzazione e avanti. Abbiamo partecipato da quest'anno anche a diverse fiere dell'arte, Unfair per i pittori, Mia per i fotografi, immagino che conosciate già. Poi abbiamo partecipato alla Milano Design Week, tra due settimane siamo di nuovo alla Milano Design Week del 2022, in questo caso abbiamo fatto un'esposizione con Tombolini presso il Tennis Club Milano Buonacossa. E infine, chiaramente, noi facciamo tanti anche allestimenti vari, nel senso, arrivando a noi dell'azienda, in questo caso Cunes, ci ha chiesto di realizzare un'esposizione su misura a Motel D. Prossimamente siamo stati invitati a Palazzo Borromeo, palazzo storico, siamo a ottobre con un'esposizione, siamo entrati in contatto con Antonini, è piaciuto il progetto, abbiamo presentato il progetto, è piaciuto il progetto al punto che ci ha offerto un'esposizione dedicata proprio a Looking for Art, porteremo 3 dei nostri artisti. E questa è proprio una carredata velocissima. Grazie mille. Grazie. Molto interessante come idea. Io vi leggo una domanda che già ormai nella platea virtuale già sanno che possono scrivere, quindi mentre parlate mi arrivano le domande. Emiliano Verga chiede: come gestite i diritti d'immagine? I diritti d'immagine, allora, abbiamo un approccio innovativo anche in quel senso. Richiediamo per contratto, noi stiliamo dei contratti con gli artisti che abbiamo, ne abbiamo 120 in questo momento con noi, della durata di 12 mesi. Su determinate opere che selezioniamo insieme in base a vari criteri, deteniamo diritti di esposizione, di vendita e di immagine. Poi, in particolare, a seconda del progetto che ci viene proposto, noi sappiamo quali diritti e in che modo abbiamo bisogno di quei diritti. Quindi stiliamo proprio dei contratti su misura per il progetto e intermediamo tra l'azienda e l'artista. Quindi andiamo dall'artista, presentiamo la proposta e l'artista poi eventualmente accetta e firma le carte. Ok, un'altra domanda di Sabrina Boifava. Potete approfondire l'aspetto di innovazione tecnologica della soluzione? Principalmente è proprio a livello di target, nel senso un e-commerce di artisti under 35, questa è l'innovazione principale. Sì, è il B2B, è l'idea proprio di targetizzare. È un B2B digitale. B2B digitale, e-commerce digitale, siamo la prima e unica galleria d'arte in Italia gestita e dedicata ad under 35, quindi l'innovazione sta proprio sulla targetizzazione che abbiamo dato all'azienda. Ok, io ho una domanda, veramente però vi chiedo una risposta brevissima. Sì, legarsi ad artisti under 35 non rischia di limitarvi nel tempo? La nostra idea è quella che siamo qui per portare avanti quello che noi chiamiamo il sottobosco artistico. Quindi diventeranno i nostri artisti del futuro. C'è bisogno di qualcuno che li salvaguardi in quegli anni lì, quando finiscono l'accademia e devono entrare nel mercato dell'arte. Purtroppo c'è un buco e molti li perdiamo. Purtroppo è un patrimonio italiano artistico inestimabile che perdiamo ogni anno perché vanno a fare altro, chiaramente hanno bisogno. Come dicevo prima Camilla, il seed dell'arte, no? Quindi la fase seed dell'arte. Va bene. Grazie mille ragazzi. Grazie. Al lupo. No, c'è Open Stage dopo. Ok, ciao, eccolo qua. Piacere. Stefano Frosi di Open Stage, un'altra Piacere. Bella startup che probabilmente avete visto in giro a Milano. Esatto, non Vai. So se siete passati nelle metropolitane di Loreto e Garibaldi, adesso c'è una nostra opera. Ok, ottimo, vediamo se funziona.
Ok, sì. Allora, OpenStage, piacere a tutti. Io sono Stefano Frosi di OpenStage. OpenStage, noi creiamo dei palchi tecnologici dotati di mixer, casse, luce LED e sensoristica IoT. Come funziona? Molto semplicemente, l'artista scarica l'applicazione, si avvicina al totem, lo può sbloccare attraverso la control box e la nostra tecnologia Bluetooth, come se fosse una bicicletta elettrica, arriva lì, apre e all'interno c'è già un mixer, collega i propri strumenti e inizia la sua performance. All'interno quindi c'è un impianto audio di alta qualità che permette di avere un concerto in grandi spazi pubblici o privati, come ad esempio anche nelle metropolitane. L'applicazione è un'esperienza digital perché il nostro obiettivo è quello di creare dei palchi, ma allo stesso tempo di permettere agli artisti di non suonare più semplicemente nella propria piazza, ma di raggiungere un palco molto più ampio. Infatti dopo mostrerò tutta la parte di sensoristica IoT, all'interno c'è anche una videocamera 4K che permette di fare del live streaming. In più è uno strumento di marketing per le aziende, che permettono di effettuare del digital marketing sia fisico che con degli artisti, sia tutto digitale attraverso i social e le stories. Questa è la nostra applicazione, ci permette di avere un'elevata qualità artistica, infatti adesso abbiamo più di 1300 artisti, noi ci occupiamo anche di tutta la parte di curatela, per cui parliamo direttamente con gli artisti, abbiamo una community sia di producer, le etichette si stanno interessando a noi come Sony, Universal, perché permettono di conoscere nuovi artisti in maniera organica, ovvero possiamo essere il nuovo X Factor banalmente, perché i Maneskin sono partiti dalla strada nel 2016, se avessero avuto OpenStage invece di metterci 5 anni ce ne potevamo mettere in 2 anni. La community non è solo di artisti, infatti i nostri palchi sono più di 10 installati fissi in Italia, siamo partiti da Pioltello, periferia di Milano, adesso ce n'è anche un altro Buccinasco, Iseo, Almind e poi anche altri, e che quindi nelle periferie noi andiamo anche a riqualificare un'intera piazza e quindi gli utenti, oltre a essere, dato che è una duplice interfaccia, utenti cittadini sia gli artisti, possono essere anche delle associazioni locali. Durante la pandemia le associazioni locali l'hanno utilizzato per ritrovarsi, perché ad esempio non si potevano ritrovarsi in luoghi al chiuso. Le scuole materne ed elementari hanno fatto le lezioni per i bambini all'open stage. In più anche le palestre, invece di rimanere chiuse, prenotavano lo slot di un'ora all'open stage e facevano la propria sezione di zumba, yoga o quello che vogliono. Questo è il sistema, che è un ecosistema di palchi. E cosa sta succedendo nel mondo? 2 mesi fa sono andato a Londra per vedere e studiare un po' il mercato. Al momento noi siamo l'unica startup al mondo che ha creato questo totem tecnologico, ci stiamo lavorando anche sul brevetto, e a Londra semplicemente solo a Westminster ci sono questi cerchi gialli, ma non vi è né un'applicazione né un sistema di web panel. Quello che volevo aggiungere è questa parte di Smart City, perché noi non siamo solo cultura, ma siamo anche tutta la parte tecnologica. Infatti all'interno di ogni singolo totem c'è un regolatore della qualità dell'aria, un regolatore di flusso di persone, che può essere utilizzato in 2 modi. Uno, per conoscere quali possono essere i nuovi artisti, perché banalmente se in metropolitana passano 50 persone in media, poi arriva un artista che ne fa 300, noi possiamo capire bene quali possono essere i futuri Maneskin, come ho detto prima. Una videocamera 4K per fare live streaming, ma anche per la videosorveglianza, e in più anche per collegarla direttamente agli aspetti di digital marketing. E infine anche un modem 5G per permettere di connettere l'intera zona. Questi sono i vari sensori che vi ho spiegato a voce velocemente. Adesso vi faccio vedere i totem. I totem, ci sono 3 versioni diverse. La versione più a sinistra, che è quella classica, che è alta 3 metri, che può tenere tranquillamente dalle 500 alle 1000 persone. Quella piccola, che l'abbiamo ideata specialmente per piccoli paesi, che l'abbiamo inaugurata questo weekend sia al circuito di Misano per fare una fan zone all'interno dei grandi spazi privati, sia a Bisogne. E in più c'è la versione custom, aggiungo solo questo, che è creata ad hoc per i brand. Una storia molto divertente: Galbani è venuto da noi, che voleva fare un digital marketing, ci ha dato in mano un galbanino, ci ha chiesto: voi riuscite a creare un galbanino di 3 metri che spara musica? Noi abbiamo detto sì, perché all'interno abbiamo un carpentiere che permette di fare tutto il totem. Grazie. Ok. Anche qui, se adesso nessuno da remoto ha già mandato una domanda, se qualcuno di voi ce l'ha, c'è una domanda. Ciao, io sono Linda. Ti volevo chiedere, la problematica che mi viene da pensare più, diciamo, imminente è quella della qualità artistica. Come fate a selezionare
gli artisti che partecipano poi attivamente? La qualità artistica è dettata dalla democratizzazione della musica, ovvero all'interno dell'applicazione c'è la gamification, quindi se tu suoni in un palco guadagni 5 punti e più punti hai puoi ambire ai palchi più pregiati, diciamo ad esempio. Se sei nuovo, cerchiamo di partire da Pioltello, Buccinasco, che sono nell'Interland di Milano, per poi andare nei palchi all'interno di Milano. In più, noi ci siamo posizionati, quest'anno abbiamo fatto a Sanremo, Eurovision e il 1° maggio a Roma, degli eventi speciali, dove sono arrivate più di 600 candidature, e con una giuria tecnica all'interno, che è composta da artisti, abbiamo anche una partnership con Rocket, una testata indipendente nel mondo della musica, permettiamo di valutare la qualità dell'artista. In ogni caso, in quelli fissi cerchiamo di far suonare tutti gli artisti. Ok, io ho una domanda da remoto interessante, scusa. Quali autorizzazioni servono per poter piazzare un totem? Lo chiede Antonella Beltrame. Le autorizzazioni, se quanto riguarda quello fisso, bisogna un'autorizzazione di suolo pubblico, e nel caso in cui quello fisso è anche brandizzato, un'autorizzazione di pubblicità. Ok, tu avevi... Vabbè, glielo presto io. Ciao, io sono Matteo Marinelli di Mind, che ci siamo già parlati sicuramente in una call e sono stato una delle prime persone che ha parlato per mettere il totem lì, non ci eravamo mai visti comunque. Volevo chiedere, hai parlato di telecamere anche per la sicurezza e tutta una serie di IoT. Avete pensato, avete già in un certo senso delle certificazioni che garantiscono che banalmente l'area attorno a cui all'interno a cui posiziona il totem è considerata sicura e sorvegliata grazie alla presenza del vostro dispositivo? Sì. E aggiungo la privacy anche a questo punto. Sì. Allora, lato privacy, noi all'inizio l'abbiamo risolta con il sensore di flusso di persone, che noi quindi possiamo contare quante persone ci sono attorno e utilizzando solo un infrarossi. Invece per quanto riguarda la privacy, lato videocamera, abbiamo lavorato con uno studio legale e dato che sono di solito spazi pubblici, noi nel caso del software cripta diciamo la faccia di ogni singola persona, per cui non andiamo a riutilizzarlo. Esatto. Per quanto riguarda la sicurezza, si può implementare con un software terzo la possibilità di utilizzarlo anche proprio per la vera sicurezza. Invece al momento stiamo utilizzando quello di Buccinasco, dove c'è la videocamera, è stato implementato direttamente con la polizia locale, quindi la polizia locale ha una telecamera in più per la sicurezza. Ce la fai a rispondere Flash a una domanda di Alessandro Fava? Come fai con i permessi SIAE? Con i permessi SIAE, allora, rientriamo nell'arte di strada, per cui ogni singolo artista deve pagare una tassa annuale di 40 euro, oppure semestrale di 25. Però se la paga lui. Se la paga lui, invece nel caso degli eventi abbiamo delle collaborazioni dirette con SIAE, dove o la paghiamo noi, oppure SIAE ci viene in brand. Okay, esatto. Grazie mille. Complimenti. Una bella idea. Si è già alzato Bozzo di Reason Art. Dopo fategli le domande. Buongiorno a tutti, sono Giulio Bozzo, CEO e founder of di Reason Art. Stiamo vivendo uno dei momenti più intensi della nostra vita, una grandissima rivoluzione con il mondo cripto. Una rivoluzione soprattutto per le nuove generazioni, che è economica, con tutto quello che è le cryptocurrency, col mondo della DeFi, quindi la finanza decentralizzata, gli NFT. È una rivoluzione che è anche politica, attraverso gli ecosistemi play to earn e le DAO, che sono queste organizzazioni autonome decentralizzate. E ovviamente deve essere anche una rivoluzione culturale, dove Reason Art vuole essere l'owner di questa grande rivoluzione, perché l'arte e la cultura, come sappiamo tutti, soprattutto attraverso i movimenti artistici, sono sempre stati un motore del cambiamento, no? Un cambiamento della mentalità. E in tutto questo mare magnum, la tecnologia è solamente uno strumento per raggiungere questa grande rivoluzione. E perché quindi Reason Art deve essere l'owner di questa rivoluzione? Perché siamo on life. Questo neologismo di un professore filosofo, Luciano Floridi, che anche Figital, diciamo che è la stessa cosa, e il grande obiettivo nostro è quello di connettere il mondo dell'arte tradizionale con il mondo della criptoarte, di creare un mercato di NFT sostenibile a lungo termine, non solamente speculativo, e valorizzare il patrimonio artistico culturale italiano attraverso l'arte digitale e le nuove tecnologie. Come facciamo tutto questo? Attraverso un marketplace che connette i collezionisti con gli artisti digitali. Per scalare questo modello di piattaforme abbiamo progettato un ecosistema, un play to earn, che vuole coinvolgere gli amanti dell'arte e gli stakeholder per creare scalabilità e community, e per raggiungere la mass adoption e creare un vero e proprio cultural metaverse. Il marketplace si basa sul modello classico, quindi mercato primario, una fee che è customizzabile, un mercato secondario con una fee del 3% in linea con gli altri marketplace. Ad oggi abbiamo venduto una ventina di opere per un 120k di transato.
Abbiamo un approccio curatoriale, quindi noi selezioniamo gli artisti digitali, organizziamo delle mostre fisiche e digitali per valorizzare culturalmente le opere dei nostri artisti, che, e poi anche tutta la parte, diciamo, di contenuti editoriali e contenuti di critica d'arte. Esponiamo le nostre opere digitali in vari modi. Abbiamo fatto una collaborazione con grandi stazioni, quindi esponiamo le nostre opere sugli schermi di Milano Centrale e di Roma Termini, un po' in un'ottica, diciamo, di arte pubblica, una sorta di digital street art, passatemi un po' il termine. E poi abbiamo fatto, diciamo, un evento iconico a fine anno all'Arco della Pace, dove abbiamo proiettato un'opera d'arte digitale sul monumento, e prossimamente sarà l'Arco della Pace, sarà il primo monumento a entrare nel metaverso, quindi sarà una operazione che cerca di andare verso l'edutainment e non verso l'entertainment e il mondo gaming che ora stiamo vedendo in questi ecosistemi. Dopo l'Arco della Pace abbiamo fatto anche il Pantheon, sulla stessa dinamica, diciamo, con una proiezione di un'opera d'arte digitale. Andando molto veloce, il mercato della crypto art nasce nel 2018, il 2021 ha raggiunto i 5 billion, ma come sapete il mercato dell'arte è intorno ai 60-70 billion. Quindi il nostro target sono i collezionisti tradizionali, proprio per creare un mercato di valore a lungo termine. E ci posizioniamo appunto in un'ottica di on-life, quindi a sinistra abbiamo le gallerie tradizionali, a destra le piattaforme di crypto art, e noi siamo in mezzo perché vogliamo mixare i due mondi. Questo è il team, siamo in due co-founder, la C-Suite con un CTO e un CGO, e poi vari advisor del mondo dell'arte e della cultura. E chiudo con queste frasi che ci definiscono molto bene, quindi siamo una prima vera e propria galleria del mondo della criptoarte, un vero e proprio movimento artistico, o meglio, mira a diventare un vero e proprio movimento artistico, e quel tocco italo-europeo che appunto manca nel mondo della criptoarte ad oggi. Ok, bravo, è stato rapidissimo. Allora, io ti faccio innanzitutto una domanda mia. Siete sostanzialmente nati l'anno scorso, nell'anno del boom degli NFT. Che rischio c'è ad entrare in un mercato che ha così tanto hype e che appunto il pericolo è che possa crollare o calare pesantemente negli anni subito dopo? Ma allora, sicuramente è un hype, soprattutto con Beeple, lo sappiamo tutti, però è la grandissima rivoluzione, cioè gli NFT ti danno la possibilità di avere la proprietà digitale, cioè qualcosa di assurdo. Quindi come tutte le cose, all'inizio c'è speculazione e poi dopo si crea un mercato a lungo termine. A mio modo di vedere siamo un po' come la bolla delle dot-com di fine anni 90, no? Che guardava a breve termine, se ha fatto i milioni, si è bruciato, e chi ha guardato a lungo termine ha vinto. E senza internet non vivremo, senza blockchain, senza NFT e tutto, diciamo, compagnia cantante, tra 5 anni non vivremo. Quindi è la visione quella che cambia le cose, ecco, a mio modo di vedere. Interessante come prospettiva. Allora ti leggo la domanda di Antonio Scuderi: avete una vostra piattaforma nel metaverso? Allora, non abbiamo ancora una piattaforma nel metaverso, quindi l'idea, diciamo prossimamente, è quella di creare un vero e proprio metaverso culturale, dove avere l'Arco della Pace, il Pantheon, l'Arco di Trionfo, la Porta di Grande Punto. Uno si fa i giri. Esattamente. Il metaverso. E tutta anche la questione, infatti poi dobbiamo parlare per la questione dell'ownership e delle fruizioni coinvolgendo vari donatori. Ad oggi ci appoggeremo invece su piattaforme come The Central and Sandbox, quindi diciamo i metaverse più conosciuti. C'è qualcuno che ha una domanda? Qui in platea, se non c'è nessuno te ne leggo un'altra, sì. Di Arrigo Bodda: che esclusività di commercializzazione avete sulle opere in portafoglio? Allora, ovviamente l'NFT, quindi l'opera d'arte digitale certificata, è esclusiva per la piattaforma, quindi non può essere commercializzata in un'altra piattaforma. Il mondo della criptoarte va a decentralizzare, a disintermediare, quindi non c'è più l'ottica di avere un contratto di esclusiva con l'artista, proprio perché appunto l'artista è al centro. Quindi l'artista decide dove andare, in quale piattaforma andare, quindi ovviamente quali servizi offre di più la piattaforma, quali collezionisti, e l'artista decide dove posizionarsi. Quanti artisti lavorano con voi? Ad oggi 50, abbiamo 50 artisti, 40 italiani e 10 internazionali, quindi stiamo iniziando, diciamo, la parte più... A espandervi. Esattamente. Round? Abbiamo fatto un round a settembre da 300.000 e ora stiamo chiudendo un round, abbiamo già raccolto 1 milione in convertendo e stiamo raccogliendo altri 2 in aumento di capitale, quindi vogliamo chiudere un round a 3 milioni. Bocca al lupo. Grazie. Ormai siete troppo bravi. R&B for Culture. Matteo Marinelli o Fabrizio, sì. Renzi? Fabrizio Marinelli. Matteo Marinelli. Salve, sono Matteo Marinelli, fondatore e CFO di R&B for Culture.
Che cos'è R&B for Culture? Il nome non descrive molto quella che è l'azienda, se non il settore. Noi descriviamo R&B for Culture con una frase, tech for art's sake, ossia vogliamo portare quello che è un'innovazione, quella che è una tecnologia nel mondo delle realtà museali, delle realtà che vivono di arte e di cultura. Però seppur sia sotto gli occhi tutti che in Italia siamo molto forti in termini di potenzialità dal punto di vista di arte, dal punto di vista proprio di patrimonio, quello che spesso ci si dimentica di dire è che il mondo dell'arte è diviso in, è spaccato in due. Ci sono i colossi, Pompei, il Colosseo, che sostanzialmente non hanno bisogno di presentazioni, vivono di luce propria, non hanno bisogno di niente. E poi ci sono quelli più piccoli, che spesso cadono nel dimenticatoio e vengono affidati a sovvenzioni statali, praticamente a fondo per tutto, di cui non ci si interessa di un potenziale ritorno economico o una sostenibilità, e a persone che banalmente si approcciano a quel mondo per passione, e questa cosa è fantastica, ma la verità è che la passione spesso e volentieri non basta, c'è bisogno anche di spirito imprenditoriale e di far sì che determinate realtà riescano a reggersi con le proprie gambe. Da qui arriva la nostra innovazione, cioè noi portiamo all'interno di un mondo piccolo, che è quello appunto di questi piccoli che ho citato, che non sono molto avvezzi all'approccio alla tecnologia e al fare impresa, portiamo proprio questi elementi che sembra scontato ma non sono presenti all'interno di questo settore. Come lo facciamo? Noi approcciamo il mercato in tre modi differenti, facciamo software principalmente per la gestione e per la valorizzazione del proprio patrimonio culturale, facciamo gestione diretta di realtà museali, diretta magari in maniera totale oppure anche mediata e di collaborazione con i proprietari, i gestori delle varie realtà, e poi facciamo quello che noi chiamiamo Culture Tech Real Estate, ossia andiamo a rivalorizzare dei siti che spesso sono lasciati in disuso ma che hanno un forte valore culturale. Al momento siamo già attivi su tutti questi fronti, abbiamo realizzato un software di gestione museale, abbiamo avviato delle collaborazioni attive e profonde con vari musei, l'M9 di Venezia, il Federico II di Jesi, l'Orto Botanico di Brera e i musei civici di Cremona. In più stiamo realizzando delle realtà che saranno una sorta di co-working intensivo e un brulicare di idee nell'ambito della cultura, sempre M9 e nel comune di Dolo. Al momento il mercato sta andando, devo dire, abbastanza bene, stiamo già discutendo per un round in seguito alla vittoria del concorso Innova Musei indetto da Fondazione Cariplo, un round di circa 3 milioni. Vado a quello che è sicuramente il nostro punto di forza, che è quello del team. Siamo stati fondati principalmente a me, ma poi è arrivato il nostro business angel, che è Fabrizio Renzi, un ex CEO di BBM con anni di esperienza in tutto il mondo, con un fortissimo networking che ci ha permesso anche di arrivare velocemente in posti dove normalmente una startup non riuscirebbe ad arrivare. Ci sono io, che attualmente ricopro il ruolo di CFO, che inoltre lavoro anche come innovation manager al Mind, e poi c'è Giulia Leonardi, che è la nostra programmatrice software, che ha una lunga esperienza in termini di applicazioni, principalmente lato front-end. Questa è un po' tutta la storia da R&B for Culture. Al momento stiamo crescendo veramente molto e stiamo pensando a come scalare il più possibile, esplorando varie possibilità, sia verticali sul software, sia anche ipotizzando la creazione di forme consorzi, diciamo di non tanto partecipi, tipo McDonald's, adesso non mi viene il nome, franchising, grazie di franchising, proprio per la gestione e della viva gli americani, perché stiamo facendo effettivamente un percorso standardizzato e veramente funzionale per questo settore. Ok, grazie, applauso. Allora parto con Antonio Scuderi, sempre da remoto, che chiede: quali sono le vostre tecnologie proprietarie? Poi, se un altro vuole fare una domanda, alza la mano.
Allora, la tecnologia proprietaria al momento è esclusivamente il software Emma, che è un software museale che si posiziona bene sul mercato perché seppur chiaramente questo sia molto esplorato anche da vari competitor, spesso però viene approcciato in maniera estremamente verticale sulla funzionalità, mentre per le piccole realtà c'è più bisogno di un approccio orizzontale, ossia che risponda a tutti quelli che sono i loro bisogni. L'abbiamo realizzato, è già in vendita e è in funzione in tutti i musei che gestiamo noi, stiamo discutendo anche per venderlo in licenza singola anche ad altri musei. Va bene, grazie mille Matteo. Grazie. Complimenti. Non so nemmeno io chi ha a te, giusto. Stand up di Francesca De Finis e da remoto Maria Elena Di Corato. Cioè, Maria Elena. Ascolta Maria Elena, parlo solo ascolta. Io. Sì. Va bene, Francesca. La salutiamo, ciao Elena. Intanto buonasera a tutti, vi giuro che non sono under 35, penso si sia capito. Allora, noi siamo Stand Up, la prima app che si ispira alla sindrome di Stendhal e vogliamo svelare la bellezza nascosta dell'Italia. Infatti, l'abbiamo già detto, l'economia della bellezza in Italia vale il 17% del PIL, un valore enorme, siamo il numero uno nel mondo per patrimonio, luoghi patrimonio UNESCO, siamo il numero uno nel mondo per quanto riguarda le opere d'arte. Quello che noi facciamo è dare valore al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico, non gastronomico, diffuso e meno conosciuto. Come lo facciamo? Lo facciamo mappando tutto. Abbiamo in questo momento 61.000 luoghi già mappati sulla nostra applicazione. Qui ci sono gallerie d'arte, ci sono punti dove si trasmette musica, se volete segnalarli gratuitamente Stand Up li mette a disposizione di tutti. Perché a chi parliamo? Ma noi parliamo fondamentalmente a Anna e a sua cugina Paola, che sono le cultural addicts. Anna e Paola hanno girato tutto il mondo, poi si sono accorte che non conoscono la loro città, però quando vanno a usare Google Maps fanno fatica, non capiscono quello che stanno guardando, devono aprire Wikipedia, per loro è troppo complicato. Quindi fondamentalmente il loro bisogno è quello di semplificare l'accesso alle informazioni sul patrimonio culturale. L'altro pubblico a cui parliamo è la generazione qui ed ora. Questi non si comprano una guida turistica neanche a morire, vanno in un posto, non sono i Maneskin, questa è Martina con i suoi amici, è andata a una festa di laurea a Napoli, quando arriva a Napoli digita 10 cose da fare a Napoli, vanno tutti negli stessi 10 posti. In realtà c'è questo fenomeno per cui vorrebbero scoprire delle chicche per raccontarle sui loro social, raccontarle ai loro amici, e quindi Stand Up li aiuta a trovare delle cose meno conosciute. Qual è il modello di business? Noi abbiamo due linee di business, due revenue stream. Uno è quello delle consulenze di marketing territoriale responsabili della promozione territoriale. Qui vediamo, abbiamo Alfredo che lavora nel comune di Pizzighettone, se non ci siete stati, Pizzighettone è bellissima. Il suo problema qual è? È far arrivare un turismo di qualità a Pizzighettone, che è un turismo che ha un'alta capacità di spesa ed è anche sostenibile nel suo comportamento nei confronti del territorio. Di Alfredi ce ne sono circa 1500, li abbiamo mappati, sono i comuni a vocazione turistica culturale. E poi ci sono i potenziali inserzionisti, quindi sono produttori enogastronomici di qualità, botteghe storiche che vogliono aumentare il traffico sul loro sito di e-commerce o anche nelle loro degustazioni a un costo accessibile, e ne abbiamo già 16.500 sulla nostra applicazione. Come tutte le brave startup abbiamo fatto i compiti, abbiamo detto va bene, ma dove vogliamo arrivare? Beh, noi vogliamo arrivare in 4 anni a un fatturato di 1 milione e a 1 milione di download in 5 anni. Vedete che c'è una stellina, un punto di discontinuità, e quando riusciremo a automatizzare quelle che sono le inserzioni pubblicitarie da parte delle realtà rappresentate sulla mappa. Che cosa chiediamo? Ma noi prima di tutto chiediamo qualcuno che condivida la nostra visione. Siamo una startup a vocazione sociale, siamo capitale prevalentemente femminile. La mappatura che abbiamo già realizzato l'abbiamo realizzata con
vincendo dei bandi e con capitali nostri. Quindi vogliamo qualcuno che creda nel fatto che si debba lavorare in questa direzione, che ci dia un network, un supporto nel tempo e un investimento in equity che ci consenta di aumentare il numero di download. Al momento abbiamo superato i 5.000 download. Per matchare questo investimento presentandoci al fondo rilancio startup di Cassa Depositi e Prestiti, che fa un matching da 1 a 4 volte. Grazie. Grazie mille Francesca. Io ho una curiosità, hai detto che avete oltre 60.000 luoghi mappati, sì. Ma per scalare a livello internazionale quanti soldi ti servirebbero? Allora, questa è una buona domanda, nel senso che noi abbiamo fatto un lavoro che è partito dagli open data e quindi dipende molto dal paese a cui ci rivolgiamo. Se è un paese che ha adottato gli open data come strumento di divulgazione del patrimonio culturale oppure no. Sicuramente bisognerebbe creare una sede locale, perché la cosa fondamentale che abbiamo visto è lavorare in partnership. Di questi 61.000 luoghi solo 18.800 vengono da open data, gli altri sono accordi che abbiamo preso, è un lavoro che abbiamo fatto noi con la nostra data manager che si occupa esattamente di questo. Quindi se fai il conto, il nostro lavoro fino adesso è costato circa 150.000 euro. Assumo che in un paese analogo come può essere la Spagna potrebbe essere una cifra simile per partire. Ok, c'è qualche domanda dal pubblico? Platea reale e digital. Una domanda qua? Dimmi. Aspetta perché c'è... non sentono da casa. Come avete mappato il territorio? Che strumenti avete utilizzato? Che strumenti abbiamo utilizzato? Allora, open data, quindi raccolta dei dati della pubblica amministrazione che vengono messi a disposizione di tutti quanti, ricerca di partnership, quindi per esempio con la CEI ci ha fornito i dati di 28.000 chiese italiane, perché visto che eravamo senza fini di lucro quindi ce l'ha voluti cedere, accordi personali, lavoro della redazione, data scraping, eccetera eccetera. Grazie mille, veramente un'idea che mi ha colpito molto, complimenti. Grazie, scaricate Stand Up. Adesso invito Marco Pizzoni di Way. Ciao. Allora, da quando partono i 4 minuti, qui abbiamo pochissimo tempo. Innanzitutto sono già partiti. Mancano due. Oh, cavolo, non vale. Allora, ciao a tutti, sono Marco Pizzoni, sono founder e co-founder e CEO di Way. Allora, tutte le città d'arte italiane sono dei musei a cielo aperto, potenzialmente però. Sì, perché c'è un problema. Visitare questi luoghi meravigliosi non è sempre bellissimo, perché mancano contenuti coinvolgenti e linguaggi innovativi. Questo è un problema perché non attrae un ampio pubblico e soprattutto un ampio pubblico cross-generazionale. Qual è la soluzione? Noi un po' di anni fa abbiamo pensato che la soluzione fosse innovare. E quindi prendere questi luoghi meravigliosi, le guide bravissime e aggiungere a questi due componenti la tecnologia di virtual reality, creare quelle che noi chiamiamo Way Experience. Diventano dei veri e propri viaggi nel tempo, nella nostra storia, nella nostra arte, proprio esperienze emozionanti, ingaggianti, fantastiche. E perché abbiamo pensato alla virtual reality? Molto semplice, la virtual reality e le tecnologie immersive sono la più grande rivoluzione dei tempi di internet, un mercato enorme in espansione. Ovunque, arriva ovunque questa tecnologia e modifica tutto, anche il mercato delle esperienze e le esperienze culturali. Ovviamente aprendo anche al nuovo mondo che è il metaverso. Noi abbiamo pensato a una soluzione, ci abbiamo creduto moltissimo e poi abbiamo detto ok, ma con che modello lo portiamo? Io lavoravo da anni nella cultura e i modelli erano sempre gli stessi, bandi, business to business, difficilissimo, si partiva sempre da zero. No, noi abbiamo voluto essere una business to consumer company. Il nostro modello è semplicissimo. Noi creiamo e vendiamo le esperienze ai consumatori finali. Un modello scalare, un modello che in una città può sviluppare, nella nostra idea iniziale, 50.000 vendite di esperienze, prezzo medio 20-25 euro per un fatturato di oltre 1 milione di euro. Avevamo un'idea in cui credevamo moltissimo e un modello di business chiarissimo. E così nel 2019 abbiamo aperto Way,
e abbiamo lanciato qui a Milano You Are Leo, la nostra prima We Experience, il nostro primo tour tra reale virtuale. Com'è andata? Molto bene. In 8 mesi abbiamo venduto 30 o più di 30.000 esperienze, 30.000 persone che hanno applaudito e sono emozionate. E questo ci ha fatto capire che la nostra idea era buona e il nostro modello di business era molto valido. E poi abbiamo capito che non esiste solo un museo a cielo aperto in una città, ma tantissimi musei a cielo aperto in una città. E così siamo andati avanti e abbiamo lavorato lanciando 6 esperienze digital, testando diverse modalità, diversi format. E entro fine anno ne partiranno altri 2. Abbiamo attraversato il lockdown, abbiamo attraversato la pandemia e qui abbiamo lavorato su progetti full digital. E abbiamo rafforzato il nostro team e la nostra capacità tecnologica. È un team che ha tutte le competenze marketing, creative, digitali, operation, e ha una cosa, ha un'energia, un commitment fantastico. Questi sono i nostri obiettivi e io li dichiaro qui con grande orgoglio. Noi abbiamo venduto più di 75.000 esperienze dal 2019, abbiamo quest'anno fattureremo 1.200.000 euro e abbiamo attive 4 esperienze, fine anno 6 Way Experience. Abbiamo dei concorrenti in questo mercato? Sì, molti. Alcuni sviluppano solo esperienze fisiche, altri solo soluzioni digitali. Il mercato è amplissimo. Noi abbiamo un vantaggio. Noi siamo digital, come diceva prima mio collega, amico startupper. Quindi noi abbiamo un vantaggio. Siamo i primi che hanno realizzato questo tipo di tour, che non è facile, è difficile farlo, ma abbiamo imparato come si fa, abbiamo sviluppato software proprietari per farlo, abbiamo l'organizzazione per realizzarlo e quindi vogliamo sfruttare questo vantaggio. Quando è in vantaggio ti senti che vuoi correre e vuoi andare avanti, ok? Ok, noi vogliamo realizzare questo in 16 città, sviluppare nuovi prodotti e poi portare le nostre experience nel metaverso e nei mercati digitali. Per farlo stiamo cercando un round di 2,6 milioni da investire in marketing, in personale, in nuovi progetti e tecnologie. Questo dove ci porterà in 4 anni un fatturato di 23 milioni e un EBITDA di quasi 11 milioni di euro. Il nostro motto è We Augment You e noi vogliamo aumentare la cultura italiana. Grazie. Ambizioso, come è giusto che sia. C'è qualcuno che ha delle domande pronte? C'è già una domanda. Arriva il microfono. Grazie. Grazie mille per la presentazione, sono Bianca e volevo chiedere come mai avevate scelto un business model B2C e se stavate valutando di aggiungere una parte B2B e se no perché. Grazie. Ok, io ho lavorato per anni nella cultura, tantissimi, facevo proprio la parte sales B2B, ok? E ho visto tutti i limiti che ci sono in questo modello. Quando fai B2B, ogni anno parti da zero. Io fatturavo da solo circa 1,5 milioni di B2B, ok? Ma ogni anno non avevo fatto niente, l'azienda valeva zero, perché ogni anno dovevi rifare 1,5 milioni. C'erano bandi, c'erano limiti, c'erano un sacco di limiti. Nella cultura, nel business culturale, ci sono un sacco di limiti. Quando parli con musei, io ho ascoltato tante cose, io le ho vissute in tutta Italia e io so quali sono le barriere. E questo modello non ha barriere. Questo modello si può applicare, si può lanciare senza barriere. Il meglio dell'Italia con un'esperienza fantastica, con il meglio delle tecnologie e quindi per questo noi decidiamo di andare su questo modello, business to consumer. E condivido col mio co-founder Pierfrancesco, ho una grande conoscenza perché noi non siamo under 35 per citare e quindi abbiamo dietro tantissimi anni di lavoro nel marketing e nella comunicazione business to consumer, quindi abbiamo preso questo e tutte le nostre esperienze e le abbiamo messe a disposizione di questo nostro progetto, di questa nostra startup. Grazie mille, complimenti e in bocca al lupo. Ti ringrazio, grazie a tutti. Allora, siamo arrivati all'ultima startup, come corre veloce il tempo quando ci si diverte, WeShort con Alessandro Lopriero. Ciao a tutti, sono il fondatore di WeShort. Che ne pensate di un cinema tascabile e adatto per tutti i momenti della vostra giornata? WeShort è stata definita dalla Forbes la Netflix dei cortometraggi. Siamo riusciti in un anno a chiudere accordi importanti con TCL, la seconda TV, dove l'accordo prevede che WeShort venga preinstallata su oltre 44 milioni di smart TV, partendo dall'Italia, la Francia, Brasile, Messico, Stati Uniti e Australia. La piattaforma Chili, che molti di voi conosceranno, dove WeShort ha un canale dedicato al grande cinema breve, come lo chiamiamo noi,
Università Ca' Foscari e di recente siamo diventati servizio di streaming ufficiale di Aeroporti di Roma, che ha accolto l'idea di offrire i cortometraggi in streaming ai passeggeri che aspettano il proprio volo. Abbiamo oltre 600 cortometraggi in piattaforma da 40 paesi in 13 lingue, sottotitolati mediamente in 5 lingue, anche grazie alla collaborazione con la Ca' Foscari. Di recente abbiamo toccato il 1 milione di minuti visualizzati e abbiamo più di 10.000 iscritti. Cosa facciamo? Siamo una piattaforma multi-device disponibile in tutto il mondo, che può anche essere targettizzata per territori, e viviamo il cinema breve con un nuovo sguardo, ovvero i cortometraggi non più come nicchia, ma come daily watch per un grande pubblico. La mia idea è arrivata da cinefilo, da quando ero bambino mi sono reso conto che non avevo mai dato grande spazio ai cortometraggi nella mia vita. Mi sono chiesto il perché e non ho trovato degli ostativi per cui i cortometraggi non potessero diventare una scelta quotidiana per il grande pubblico. Dopo tante ricerche mi sono anche reso conto che il livello di attenzione delle persone è drasticamente calato negli ultimi 15 anni, motivo per cui ho pensato che i cortometraggi potessero diventare un nuovo mezzo per intrattenere il grande pubblico. Dopo una fase di validazione siamo arrivati a costituire la startup praticamente a fine 2020. Abbiamo anche un piano di We Short Originals, quindi per coinvolgere anche non solamente giovani produttori e talenti e attori, ma anche tanti attori già noti come star di Hollywood e volti di Netflix. Cosa offriamo? WeShort è una piattaforma che si basa su abbonamento come Netflix o altre piattaforme che già conoscete, contenuti di altissima qualità, quindi cortometraggi che vengono selezionati dal nostro comitato di selezione formato da 15 expert nell'industria che hanno mediamente 15 anni alle spalle di cinema, e abbiamo anche un comitato young, quindi per selezionare i cortometraggi proprio con lo sguardo dei giovani, quindi con una grandissima attenzione verso la generazione Z, perché vorremmo comunque coltivare il rapporto con il pubblico del futuro. Abbiamo appunto anche da poco iniziato il piano di We Short Originals, e prevediamo di produrre sia cortometraggi targati We Short, ma anche serie short, quindi con episodi da circa 15 minuti. La piattaforma sarà integrata nei prossimi mesi con un algoritmo di intelligenza artificiale che ci permetterà di evitare il famoso Netflix effect, ovvero passo più tempo a cercare che a guardare. La value proposition è quello di fornire una piattaforma appunto user oriented e data driven, quindi praticamente abbiamo una visione ben specifica, che è quella di diventare il non solamente la scelta quotidiana del grande pubblico per quanto riguarda i cortometraggi, quindi la major del cinema breve, ma anche un incubatore di talenti nel mondo del cinema. Il nostro business model, come vi dicevo, si basa su abbonamenti, e c'è anche una prova gratuita dove ogni settimana vengono rilasciati 10 nuovi cortometraggi. Il mercato dello streaming è molto grande, nel nostro caso nel quinto anno prevediamo di arrivare a circa 60 milioni di ricavi, e quindi il mercato che noi puntiamo è quello da 1 billion, che è praticamente un mercato ibrido tra i cortometraggi e il mercato dello streaming, in particolare quello del cinema. La roadmap prevede di aumentare la library oltre diciamo di contenuti, ma anche di lingue, e oltre alle originals prevediamo anche di aumentare il nostro team, perché chiaramente man mano che l'azienda cresce bisogna solidificare il team e quindi di conseguenza anche fare nuove assunzioni. Il nostro partner è molto variegato nel mondo tecnologia, marketing e anche finanza, con grandi connessioni nel mondo di Hollywood. Gli ultimi aggiornamenti sono che siamo in trattativa con Guinness World Record per le We Short Originals. Lo scorso anno WeTransfer ha prodotto il corto premio Oscar e abbiamo appunto da poco intrapreso un dialogo con loro. Siamo diventati partner di AGC Deco e siamo in trattativa in finalizzazione con The Space Cinema, Technogym e Telefonica. Siamo stati l'unica azienda del settore cinematografico a entrare nel programma BEAT, Made in Italy, del Ministero degli Esteri. Il nostro team è formato da gente esperta di finanza, tecnologia, marketing, e il minimo comune denominatore è il cinema. Al momento stiamo facendo un round da 1,5 milioni, di cui 500.000 euro sono già stati committed, raccolti, che utilizzeremo per una campagna B2C, quindi marketing, rafforzare il team, rafforzare la tecnologia e acquisire nuovi contenuti. Grazie. Grazie. Grazie, l'ho interrotto perché eravamo già oltre. Una domanda al volo sui diritti. Sì, praticamente i cortometraggi vengono acquisiti con dei contratti di licenza, dove si acquisiscono i diritti SVOD, quindi e TVOD, due modelli di business predominanti.
e abbiamo un team legale che se ne occupa. Va bene. C'è qualche domanda? Da remoto ce n'è una, mi è arrivata, scusate. Te la leggo. Allora, chiede Sabrina Boifava, qualche indicazione sul fatturato attuale prospettico? Ma l'hai data, però se puoi ripetere rapidamente. Sì, siamo partiti l'anno scorso con la validazione del modello di business, quindi abbiamo venduto il primo migliaio di abbonamenti con oltre 10.000 euro di fatturato e prevediamo quest'anno di arrivare a 100.000. Il fatturato nei 5 anni arriva oltre 200 milioni. Grazie mille, grazie mille. Allora, lo puoi tenere tu perché eri l'ultimo. Allora, WeShort è stata l'ultima startup di questo pomeriggio. Devo dire la verità, mi ha stupito il numero di ragazze che diciamo partecipano a questa, hanno partecipato a questa sessione di startup innovative dedicate alla cultura, perché non è comune. Evidentemente la cultura è un settore invece dove le ragazze sono molto in gamba, qui ce n'erano addirittura un paio con founder tutti al femminile. E, tante belle idee, abbiamo visto un po' tutto il mercato, dai non fungible token al metaverso, anche a cose diciamo più concrete e più tradizionali come la diciamo l'agenzia per gli artisti under 35. Io vi ringrazio e vi do un qualche brevissimo aggiornamento. Allora, innanzitutto alle 18.30 qui su in terrazza ci sarà la prima giornata di Cantiere Futuro, dove si parlerà sempre di tecnologia e di innovazione con il direttore di Wired Federico Ferrazza e altri ospiti. Il tema è la tecnologia nella città. Subito dopo, però, tra le 17.30 e le 18.30 c'è il momento di networking, dove potrete parlare tra di voi, fare domande e scovare idee, magari non rubarle, cercare delle partnership. Io vi ricordo che sarà possibile incontrare tutte le startup in one to one che verranno organizzati dallo staff di Tavolo Giovani a partire dal 30 maggio. E per chi volesse riguardare tutti i progetti o addirittura tutta quest'ora e passa che abbiamo trascorso insieme, può farlo sul sito di tavologiovani.it, dove potrà trovare anche tutte le informazioni sulle varie startup. E infine vi ricordo che Tavolo Giovani con Teatro Menotti vi dà appuntamento all'incontro Le startup del settore culturale, come l'innovazione sta cambiando il mondo di fare e vivere l'arte, che appunto Tavolo Giovani organizzerà in collaborazione con il teatro il prossimo 9 giugno alle ore 18. Detto questo, ci vediamo noi il 29 giugno con la prossima puntata di Tavolo Giovani, dedicato questa volta alle startup del medicale. Ciao!